Ciao a tutti, benvenuti su Uncome. Oggi vi insegneremo come fare un dritto giocando a tennis. Per fare un dritto vi mostreremo come tenere la racchetta. La spiegazione in questo caso è per mancini. Con la mano prendiamo la racchetta, poi la facciamo scivolare parallelamente alle corde. Quando raggiungiamo la fine dell'impugnatura, chiudiamo il pugno. Questa è la tradizionale impugnatura, però si può chiudere o aprire un po' di più a seconda del giocatore. Per colpire la palla si possono usare due modi. Uno è con le corde che toccano completamente la palla, l'altro è il colpo tagliato o liftato, cioè con un effetto dal basso verso l'alto. Questo permette alla palla di disegnare un percorso parabolico. La pallina sale, poi scende a una velocità più elevata. Invece, un colpo piatto non ha nessun effetto, cioè rimbalza molto meno e ha una potenza maggiore. Il movimento del dritto consiste nel posizionarsi di lato, guardando verso la pista. Portiamo indietro il braccio che sostiene la racchetta, ci guidiamo con l'altra mano in avanti per sapere dove si trova la palla, quindi abbiamo le braccia in equilibrio. Quando la palla ci rimbalza, ci collochiamo con il peso all'indietro, per poi spingere in avanti con il petto. In questo modo spingiamo con tutta la forza che abbiamo e sfruttiamo l'equilibrio che il corpo ci offre. Adesso farò un dritto con le corde che toccano completamente la palla. Adesso eseguirò un colpo tagliato liftato. Speriamo che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, potete dare un like e seguirci sul canale di Uncome. Alla prossima!